fine abbiamo perso fondamentalmente per un dettaglio, per un possesso determinante sotto di due. Alla squadra l'unica cosa che posso rimproverare è comunque il fatto di nei momenti importanti ogni tanto non essere pronti emotivamente ad affrontare le situazioni che si propongono. Questa purtroppo è l'ennesima partita che perdiamo sul filo proprio del rasoio. Dopo che siamo stati avanti nei primi 15 minuti, Biello ha giocato una partita concreta, rientrando, mettendoci agonisticamente in difficoltà verso la fine del secondo quarto. Dopo l'allontanamento dal campo di Thomas, siamo stati molto bravi perché, oltre l'episodio, noi siamo andati sotto nel punteggio, però non ci siamo mai, disuniti. Con molta pazienza, siamo riusciti ad attaccare, muovendo il pallone, trovando in Serpilli, in Bortolani, in Bozzetto, protagonisti diversi rispetto alle situazioni che tatticamente vantaggiose che ci si presentavano in attacco, e poi niente, alla fine, semplicemente arrivando punto a punto, poi purtroppo spesso io non lo reputo solo alla sfortuna, perché quando perdi 5-6 partite nell'ordine di 4 punti, che sia in casa o sia fuori, la sfortuna non esistono. Credo che esistano le emotività da dover tenere sotto controllo, e la capacità di essere tranquilli e sereni e capire quando bisogna fare una giocata o non farlo, quando fare un passaggio o non farlo. Chiaro che il dispiacere della squadra c'è, però da questo punto di vista noi non abbiamo ancora sviluppato un killer instinct tale per cui nei momenti topici chiudiamo la partita, oppure nei momenti in cui dobbiamo pareggiarlo, come in questo caso oggi, o addirittura tirare per vincere, non riusciamo neanche a farlo. Per cui il rammarico è grande. Biella ha giocato, secondo me, una partita, ripeto, quadrata e tosta, come ci aspettavamo, perché non solo in casa, ma in tutti i campi, anche in trasferta. È una squadra bella allenata, con gerarchie molto chiare, che mette sempre in campo agonismo e modo di giocare molto 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 quadrato e molto affidabile. Domande per il